Ritorniamo anche questa settimana con Spazio Salute. Bentrovati, buon pomeriggio a tutti voi e buon pomeriggio e benvenuta alla dottoressa Maria Grazia Rodriguez, oncologa in Casa Sollievo della Sofferenza. Buon pomeriggio, benvenuta. Salve a tutti e grazie per l'invito. La sua presenza oggi per parlare di un argomento molto delicato, di una patologia molto seria, ovvero il tumore allo stomaco. Allora vorrei iniziare intanto a capire quanto è diffuso. Il tumore dello stomaco è una neoplasia abbastanza diffusa. A livello globale e mondiale rappresenta la quinta causa di tumore più frequente e la terza causa di morte per neoplasia, soprattutto nei paesi dell'est asiatico. In Italia siamo più fortunati, i tassi di incidenza sono decisamente inferiori. Ogni anno l'Associazione Italiana di Oncologia Medica, insieme al Registro Nazionale Tumori, aggiorna i dati relativi all'insorgenza di tutte le neoplasie in un libro che è il Libro Bianco dell'Oncologia, in cui è stato confermato anche per il 2020 un trend alla riduzione dell'incidenza dei tumori dello stomaco. In Italia nel 2020 sono stati diagnosticati 14.500 casi di tumore allo stomaco, poco meno di 9.000 pazienti sono deceduti per questa causa e la riduzione del tasso di incidenza si conferma ormai da qualche decennio grazie al miglioramento delle metodiche di conservazione dei cibi che hanno rappresentato uno dei fattori di rischio per questo tipo di malattia. È una neoplasia che riguarda prevalentemente le fasce di età medio avanzate, oltre i 65 anni, mentre invece è una neoplasia abbastanza rara nella popolazione giovanile. Ecco, lei ha parlato del cibo come tra le cause, tra i fattori di rischio. Le chiederei di spiegarci meglio in che senso il cibo e poi quali sono le altre cause. Certo, nei tumori dello stomaco, così come per gran parte delle neoplasie, è difficile individuare un'unica causa di insorgenza. Per lo più si tratta di patologie multifattoriali e anche per il tumore dello stomaco siamo riusciti ad individuare dei fattori di rischio, per lo più legati allo stile di vita. Tra questi sicuramente l'alimentazione, una dieta povera di frutta e verdura, ma soprattutto l'utilizzo di alimenti come gli insaccati o alimenti conservati sotto sale, ricchi di nitriti e nitrati, possono indurre la formazione di nitrosamine che rappresentano delle sostanze cancerogene. Esistono poi anche delle modalità di preparazione dei cibi di cottura, come la cottura della carne alla brace, che rappresenta un altro dei fattori di rischio. Poi negli ultimi anni si è arrivati alla dimostrazione dell'associazione anche tra l'infezione da Helicobacter pylori e lo sviluppo del tumore allo stomaco. A lungo si era dibattuto su questo tipo di correlazione, ora ne è stata ottenuta la conferma da diversi studi scientifici che hanno dimostrato come l'Helicobacter pylori, attraverso lo sviluppo di una gastrite cronica, possa predisporre anche a una degenerazione in senso oncologico. Esiste poi una forma più rara di tumori del polmone che hanno una ricorrenza familiare. Sono circa il 10% dei tumori dello stomaco, di questi la maggior parte sono legati ad una ricorrenza all'interno della famiglia legata a una predisposizione genetica e molto più raramente ad un tumore gastrico davvero ereditario, che è dovuto alla mutazione di un gene chiamato Ekaterina, che quando viene riconosciuto all'interno di un nucleo familiare fa sì che gli altri membri della famiglia che non sono affetti da questa patologia devono essere però altamente attenzionati attraverso dei protocolli di controllo dedicati. Poi ci soffermeremo anche nella seconda parte, vorrei ritornare sulla questione proprio della nutrizione e dell'alimentazione perché mi sembra un punto importante e poi lo analizzeremo più nel dettaglio. Vorrei chiederle però quali sono i sintomi, quali sono i campanelli d'allarme che devono metterci in guardia per farci arrivare velocemente ad una diagnosi, perché immagino che anche in questa patologia, come nella maggior parte delle patologie tumorali, il fattore tempo può rappresentare la differenza.
Sì, in effetti la sintomatologia di esordio dei tumori allo stomaco è molto spesso vaga e aspecifica e può simulare anche una gastrite cronica o i sintomi dovuti ad un'ulcera peptica. Questa è una delle ragioni per cui molto spesso la diagnosi è una diagnosi tardiva quando la malattia è già in una fase avanzata. I sintomi di esordio è bene delinearli anche partendo da ricordare che lo stomaco è l'organo deputato alla digestione e che è localizzato nella parte alta e centrale dell'addome. La sintomatologia di esordio spesso è la dispepsia, un termine particolare di derivazione greca che indica una digestione difficile. Che spesso si accompagna a una sensazione di gonfiore addominale, di ripienezza precoce anche dopo l'assunzione di pasti piccoli, ed è associata qualche volta anche a nausea, vomito, una riduzione dell'appetito con anche un significativo calo ponderale. Qualche volta ci può essere anche una difficoltà nella deglutizione, soprattutto in caso di tumori che originano dalla bocca dello stomaco, cioè dalla giunzione gastroesofagea. In altri casi, un'anemia importante riscontrata agli esami di routine del sangue o la perdita di sangue attraverso le feci. Quindi è importante prestare molta attenzione a tutti questi sintomi e appunto non sottovalutare questi campanelli d'allarme perché insomma una diagnosi precoce poi determina anche il buon esito della terapia. Sulla terapia ne parleremo nella seconda parte. Vorrei chiederle quanto è aggressivo il tumore allo stomaco, se è corretto parlare di tumore allo stomaco, se invece ce ne sono di diversi tipi. Il tumore dello stomaco ha un'aggressività intrinseca legata al fatto che molto spesso, come dicevamo, la diagnosi spesso è tardiva. Questo accade perché molte volte la sintomatologia vaga viene anche autogestita dal paziente ed è una cosa che bisognerebbe sempre evitare. In caso cioè di comparsa di sintomi, di questi sintomi vaghi della digestione, bisognerebbe evitare per esempio l'assunzione di antiacidi. Autonoma, perché potrebbe mascherare una sintomatologia che poi all'inizio sembra essere più controllata e poi potrebbe ripresentarsi in una forma più grave e sottendere anche a patologie più importanti, come quella tumorale. E sì, quando però ci facciamo riferimento al tumore dello stomaco, in realtà generalmente ci riferiamo alla forma più diffusa del tumore dello stomaco, che è l'adenocarcinoma, una forma tumorale che origina dallo strato più interno della parete gastrica, la mucosa. È la forma più diffusa, ma esistono anche tumori più rari che originano dagli strati più profondi della parete gastrica, come per esempio i GIST, tumori stromali gastrointestinali, i linfomi che originano dalle cellule del sistema linfatico, o anche i tumori neuroendocrini, originanti dalle cellule che producono la gastrina, quella responsabile per esempio del pH acido, fondamentale nel processo della digestione, e anche la serotonina, una sostanza che invece è importantissima nello stimolare la peristalsi intestinale. Ma anche all'interno della forma più frequente di tumore dello stomaco, l'adenocarcinoma, esiste una grande variabilità dal punto di vista istologico e biologico. Tra l'altro, proprio negli ultimi anni, il miglioramento delle acquisizioni, della biologia molecolare del tumore hanno consentito di sequenziare il genoma delle cellule tumorali anche per il cancro dello stomaco, riuscendo a riconoscere quattro diversi sottogruppi molecolari. È importante sottolineare questo aspetto perché i diversi sottogruppi hanno generalmente anche prognosi diverse e possono avere anche delle implicazioni terapeutiche, rispondere cioè a terapie, approcci terapeutici differenti. Di questo vorrei sottolineare in particolare uno di questi sottotipi, che è quello associato all'instabilità microsatellitare, che riguarda circa il 20% dei tumori dello stomaco, quindi una percentuale considerevole, e che
ha una prognosi decisamente migliore alle altre forme, in quanto spesso viene diagnosticato in una fase più precoce, ha minore tassi di ricadute dopo l'intervento chirurgico e anche qualora venisse diagnosticato in fase avanzata, ha dei tassi di sopravvivenza decisamente migliori. Inoltre, questo rappresenta proprio il sottotipo molecolare che potrebbe beneficiarsi di un trattamento innovativo, dell'immunoterapia. Poi arriveremo anche alla terapia, alle terapie, anche appunto alle terapie innovative. Velocemente, prima dell'interruzione pubblicitaria, le chiedo come si arriva ad una diagnosi, come si fa a diagnosi? La diagnosi avviene attraverso la gastroscopia, un esame endoscopico che consente di prelevare un campione del tessuto tumorale che poi viene analizzato dall'anatomopatologo per fare la diagnosi istologica. Prima però di impostare un programma terapeutico, il paziente deve sottoporsi a degli esami strumentali di stadiazione, cioè che ci consentono di riconoscere quanto è estesa la malattia e dividere pertanto una malattia operabile localizzata da forme più avanzate. Generalmente viene effettuata una TAC del torace e dell'addome, altre volte il medico potrebbe aggiungere a questi esami di base anche l'esecuzione di altri esami, come l'ecoendoscopia, che è un'ecografia interna della parete gastrica che viene eseguita con uno strumento simile al gastroscopio che ci consente di indicare più precisamente lo strato di infiltrazione del tumore della parete gastrica, mentre invece la PET di cui tanto si sente parlare non è un esame che viene coinvolto di routine nella stadiazione, cioè in questo processo di definizione diagnostica. Qualche volta può essere utile per dirimere alcuni dubbi che legati all'esecuzione degli altri esami, ma è importante ricordare che a volte la PET, soprattutto in alcuni istotipi come l'adenocarcinoma di tipo diffuso, può non essere l'esame migliore perché le cellule di questa forma istologica particolare non catturano il mezzo di contrasto del tracciante radioattivo della PET, che potrebbe dare quindi dei risultati falsamente negativi. Chiarissimo, dottoressa Rodriguez, noi ci fermiamo per qualche istante per una breve interruzione pubblicitaria e poi torniamo ancora qui. Ritorniamo in studio con Spazio Salute, stiamo parlando di tumore dello stomaco in collegamento da casa Sollievo della Sofferenza. Abbiamo la dottoressa Maria Grazia Rodriguez, oncologa proprio in casa Sollievo della Sofferenza. Dottoressa, ci ritroviamo dopo l'interruzione, abbiamo parlato della patologia, che cos'è, quanto è diffusa, come riconoscerla e come si arriva appunto ad una diagnosi. Veniamo ora alle terapie, se ce ne sono diverse, come si cura, soprattutto quali sono le aspettative di vita? La cura del tumore dello stomaco dipende da vari aspetti che devono essere presi in considerazione. Senza dubbio lo stadio di malattia, cioè quanto è esteso il tumore, ma anche le condizioni cliniche generali del paziente. Il tipo di approccio terapeutico varia a seconda che la malattia sia una malattia localizzata piuttosto che localmente avanzata o metastatica. Sicuramente nelle forme localizzate la chirurgia svolge un ruolo di primaria importanza. Accompagnata, sì, prego, stava dicendo. Anche la terapia medica è fondamentale perché, come facevamo accenno prima, l'aggressività biologica della malattia fa sì che anche quando il tumore dello stomaco venga radicalmente operato, purtroppo i tassi di ricaduta sono abbastanza importanti. Per Questo chiarire, quando parliamo di terapia medica, di cosa parliamo? Chemioterapia, radioterapia, il solito, diciamo, percorso? Parliamo di chemioterapia, senza dubbio, anche dopo l'intervento chirurgico possono essere presi in considerazione all'esame istologico in alcuni casi la presenza di fattori di rischio di recidiva della malattia, per cui potrebbe essere indicata una chemioterapia post-operatoria a scopo precauzionale, cioè di ridurre il rischio di ricaduta nel corso del tempo. Qualche volta anche la radioterapia svolge un ruolo dopo la chirurgia per la bonifica del campo operatorio, soprattutto in quei casi in cui ci siano dei margini positivi all'intervento chirurgico, oppure quando vengano asportati un numero di linfonodi non adeguato. Quali sono le aspettative di vita?
In Italia, per fortuna, i dati sull'aspettativa di vita a 5 anni sono migliori rispetto alla media europea. Indipendentemente dallo stadio alla diagnosi, la percentuale di pazienti che sopravvive a 5 anni è del 32%, confrontato a un 25% della media europea. Sicuramente sono dei valori che non ci soddisfano pienamente. Nella malattia localizzata, che riesce ad essere sottoposta ad intervento chirurgico, anche trattamenti chemioterapici adiuvanti, il tasso di recidiva è più basso, mentre nella malattia avanzata, metastatica sin dall'esordio, purtroppo queste percentuali scendono in maniera considerevole. Un aspetto centrale del trattamento del tumore gastrico, così come ormai per la maggior parte dei tumori, è che la gestione di queste patologie non è più affidata ad un singolo specialista, ma ad un'equipe multidisciplinare in cui le figure dell'oncologo, del chirurgo, del radioterapista, dell'anatomopatologo, del radiologo, del medico nucleare si confrontano per scegliere caso per caso il miglior approccio di cura del paziente, ovviamente rispettando tutte le raccomandazioni delineate dalle linee guida ormai condivise a livello internazionale. Quindi terapie personalizzate, se posso permettermi di semplificare, giusto? Assolutamente sì, terapie personalizzate perché possono essere adattate intanto alle condizioni generali del paziente, all'età del paziente. Ovviamente un paziente giovane può beneficiare di trattamenti con chemioterapici anche differenti rispetto a pazienti anziani e più fragili, o pazienti compromessi anche per le problematiche legate alla malnutrizione. Nella fase avanzata della malattia, ovviamente la chemioterapia svolge un ruolo centrale nel percorso di cura del paziente. Negli ultimi anni, nonostante i risultati in termini di sopravvivenza nella malattia metastatica siano modesti, abbiamo comunque assistito a un avanzamento delle strategie terapeutiche grazie all'introduzione di nuovi farmaci a bersaglio molecolare. Questo perché il miglioramento delle conoscenze delle caratteristiche biologiche del tumore ha permesso di individuare nuovi bersagli terapeutici su cui sono stati realizzati nuovi farmaci a bersaglio molecolare. Mi riferisco per esempio al fatto che c'è una quota, che un 20% degli adenocarcinomi dello stomaco, che esprime una proteina chiamata HER2. Questa proteina può essere il bersaglio di un farmaco chiamato trastuzumab, che ha dimostrato, in aggiunta alla chemioterapia, di dare un netto beneficio in termini di efficacia dei trattamenti chemioterapici in prima linea rispetto alla sola chemioterapia, che si traduce in un aumento della sopravvivenza, ma anche un rallentamento del tempo in cui la malattia sviluppa una progressione clinica. Ci sono poi altri tipi di categorie di farmaci innovativi o biologici. Per esempio, quando il tumore dello stomaco progredisce ad una prima linea di chemioterapia, un possibile nuovo farmaco è il ramucirumab, che va ad agire direttamente sulla vascolarizzazione tumorale e che ha dimostrato di essere efficace da solo o in associazione ad una chemioterapia di seconda linea. E poi c'è tutto un fermento nei confronti dell'immunoterapia. L'immunoterapia con farmaci che bloccano i checkpoint immunologici è già approvata per l'utilizzo in altre forme di tumore. E proprio pochi mesi fa, all'ultimo congresso della Società Europea di Oncologia, sono stati presentati i risultati di uno studio che ha aggiunto alla chemioterapia proprio questo farmaco nivolumab, un immunoterapico, che ha dimostrato di ottenere dei risultati migliori in termini di sopravvivenza nei pazienti rispetto all'utilizzo della sola chemioterapia. Questi sono i risultati, i traguardi della scienza di cui ci piace venirne appunto a conoscenza, che migliorano la qualità di vita, alzano appunto le aspettative di vita per questo tipo di malattie. Lei parlava di intervento chirurgico che appunto fa parte della terapia del tumore dello stomaco, e sulla terapia chirurgica noi abbiamo ascoltato proprio il dottor Dario Cassano, che appunto ci spiega in cosa consiste la terapia chirurgica. La chirurgia del tumore dello stomaco prevede fondamentalmente due tipologie di interventi chirurgici
Il primo rappresentato dalla gastrectomia totale, in cui si ha l'asportazione in toto dello stomaco, il secondo rappresentato dalla gastrectomia subtotale, in cui si ha una resezione parziale dello stomaco. In entrambi i tipi dell'intervento deve essere necessariamente associata una adeguata asportazione dei linfonodi regionali che possono essere sede di metastasi e che poi risulta un'informazione utile all'oncologo per la scelta terapeutica da far seguire al paziente. Entrambi gli interventi possono essere eseguiti sia con tecnica tradizionale che con tecniche mini-invasive, laparoscopica o robotica. La scelta dipende dalla stadiazione preoperatoria della malattia, dalla sede della neoplasia e infine dal grado di confidenza dell'equipe chirurgica ai diversi tipi di approccio. I limiti della laparoscopia sono stati superati con l'avvento della chirurgia robotica che, oltre a fornire al chirurgo una visione 3D con una magnificazione dell'immagine del campo operatorio permettono di eseguire delle suture intracorporee, tecnicamente anastomosi, con la stessa accuratezza della tecnica tradizionale. Per l'intervento chirurgico il paziente deve essere a digiuno da almeno 6 ore, deve essere stabilita una adeguata profilassi antitrombotica, posizionando delle calze elastocompressive e somministrando al paziente delle parine a basso peso molecolare già dal giorno prima dell'intervento. In più, in sala operatoria, al paziente deve essere somministrata una profilassi antibiotica verso i germi comuni e nei pazienti più fragili con numerose comorbidità deve essere previsto, in accordo con l'anestesista, un posto in terapia intensiva. La degenza postoperatoria dura all'incirca una settimana, durante la quale il paziente viene seguito dal nostro servizio di nutrizione clinica che permette una graduale ripresa dell'alimentazione orale, dal nostro servizio di fisioterapia che su prescrizione del fisiatra aiuta il paziente ad una ripresa graduale della mobilizzazione. La vita dopo l'intervento deve prevedere una dieta plurifrazionata che viene consegnata al paziente in sede di dimissione, che quindi dovrà assumere pasti piccoli e frequenti, dovrà utilizzare una fascia elastocompressiva per i 2 mesi seguenti e per almeno 15 giorni dovrà evitare sforzi fisici intensi. Abbiamo ascoltato il dottor Dario Cassano sulla terapia chirurgica. Torniamo in collegamento con Casa Sollievo con la dottoressa Rodriguez. Dottoressa, abbiamo solo un minuto al termine della puntata, lo dedichiamo alla prevenzione, agli stili di vita corretti, cosa è giusto fare, cosa è meglio evitare per prevenire l'insorgere del tumore dello stomaco, con un'attenzione particolare all'alimentazione, alla nutrizione di cui parlavamo proprio in apertura. Come dicevamo, l'adozione di stili di vita virtuosi favorisce la riduzione dei fattori di rischio per lo sviluppo di questa neoplasia. In particolare, l'utilizzo della cosiddetta dieta mediterranea, di cibi ricchi di frutta e verdura, o anche delle metodiche corrette di conservazione e cottura degli alimenti può aiutare, così come ridurre il consumo di alcolici, smettere di fumare. Un aspetto importante legato all'alimentazione non solo come stile di vita per la prevenzione al tumore del polmone, ma anche proprio in relazione alla cura dei pazienti che hanno una malattia attiva. Questo perché gran parte dei pazienti con tumore dello stomaco hanno problemi di malnutrizione. Si calcola che fino all'85% di pazienti abbia questo tipo di problematica, la cui gestione è fondamentale sin dalla presa in carico oncologica, perché è stato ampiamente dimostrato che curare e trattare in maniera specifica con interventi nutrizionali questa problematica, accanto alle terapie che noi proponiamo ai pazienti, può aiutare a tollerare meglio le cure e anche a migliorare la sopravvivenza. Grazie mille, dottoressa Rodriguez, grazie per essere stata con noi in questo spazio. Grazie a voi. E come sempre, grazie a tutti voi per averci seguito. Buon proseguimento di giornata in compagnia di Padre Pio TV.